Bene, grazie. Il mio intervento sarà un intervento in tutti i sensi conclusivo e che cerca un po' di riassumere delle suggestioni che sono presenti perlomeno nelle seconda e nella terza traccia, non tanto nella prima che è più connotata da un punto di vista storiografico, ma la traccia relativa alla guerra contro i civili e la traccia che è appena stata illustrata, quindi sull'insegnamento di Auschwitz e della Shoah nel presente, è evidente che c'è un richiamo al presente, appunto, a quanto di quello che si sviluppa in termini appunto di organizzazione della guerra, di rivolgere la guerra contro i civili e anche nell'organizzazione dello sterminio e quindi nell'organizzazione del genocidio si abbia nel presente, non tanto nella società, ma quanto io ho fatto un'analisi molto rapida, no? Sono solo alcune suggestioni di alcuni eventi, di alcuni avvenimenti, appunto avvenuti dopo la catastrofe, ho dato questo titolo riferendo ovviamente la catastrofe, la seconda guerra mondiale e la Shoah, quanti eventi nel presente rammemorano, ricordano alcune delle tappe che oggi sono state evidenziate, pur con degli elementi evidentemente di diversità e di innovazione. Credo che faccia parte un po' di tutti noi che ci occupiamo di didattica della storia questa esigenza di vedere anche nel presente quanto di quello che è stato viene riproposto in forme diverse. Ma è chiaro che alcuni eventi fanno immediatamente dire questo, mi ricorda questo, i fenomeni del genocidio in Ruanda o del genocidio di Srebrenica in Bosnia rimandano per tutta una serie di elementi alla Shoah, anche se non sono chiaramente degli eventi equiparabili, possono essere per alcuni aspetti assolutamente paragonabili. È chiaro che questo paragonare viene quasi immediato, no? Soprattutto io ho studiato in maniera abbastanza accurata la guerra nei Balcani e mi sono occupata anche della ricostruzione del genocidio in Ruanda del 1994 e noto che sono moltissimi gli elementi che possono richiamare allo sterminio degli ebrei, perché ci sono una serie di tappe che si ripercorrono quasi identiche, no? L'ascesa di movimenti politici o di partiti o di gruppi di potere che dominano nella società, costruendo attraverso l'utilizzo della propaganda, dei mezzi di comunicazione di massa, anche attraverso l'utilizzo di alcuni scienziati compiacenti che affermano la superiorità di un gruppo rispetto ad un altro. Possiamo pensare appunto nel caso balcanico della propaganda dei nazionalisti serbi e croati contro i musulmani, ma anche tra appunto croati e musulmani eccetera, insomma i gruppi di potere, i partiti politici si costruiscono soprattutto attraverso la costruzione del nemico, che poi passa ad un conflitto aperto che si esplica attraverso una serie di azioni che sono gli espropri, la violazione di alcuni diritti fondamentali, deportazioni di massa, fino ad arrivare appunto al fenomeno del genocidio di una parte appunto della popolazione. E lo stesso avviene in termini quasi identici nel Ruanda dei primi anni 90, dove il gruppo dei Tutsi inizia ad essere, che era un gruppo, insomma, la divisione tra i Tutsi e gli Hutu era una divisione più tribale, insomma, dove un gruppo, quello dei Tutsi, aveva storicamente, anche grazie alle concessioni dei coloni belgi, avuto posti di potere e sociali più elevati e più, come dire, di prestigio all'interno della società a scapito degli Hutu. Con gli anni 90, con una serie di rivolgimenti politici anche molto complessi poi da narrare, avviene l'esatto opposto, ma questo esatto opposto avviene appunto attraverso una serie di azioni di propaganda, di diffusione, soprattutto attraverso la radio. Ad esempio, la radio ha un ruolo fondamentale nella costruzione dell'odio in Ruanda e poi nel passaggio poi chiaramente dalla costruzione dell'odio all'impugnare l'ascia per ammazzare il proprio vicino di casa non è
ovviamente non è lineare e immediata, però i passaggi che si susseguono poi alla fine sono questi. Quindi sono molti gli elementi che inducono a pensare ad una somiglianza. Però proporre dei paragoni troppo stretti può ad un certo punto, come dire, indurre ad una sorta di banalizzazione, nel senso che se è vero che nella storia tutto si ripete uguale, allora è inutile che poi andiamo a cercare cause, motivazioni ed esiti, perché più o meno cambiano i luoghi, cambiano i tempi, ma le forme della violenza si ripetono un po'. C'è questo rischio della banalizzazione, così come allo stesso tempo il rischio di rendere unici gli avvenimenti senza andare ad analizzare quali sono stati i precedenti storici, non solo nel territorio dove si svolgono gli eventi, ma anche in maniera più ampia, rischia un fraintendimento, cioè di non comprendere fino in fondo l'evento che stiamo analizzando. Queste mie conclusioni non vanno al di là di una descrizione più approfondita, ma sono, voglio darvi delle suggestioni attraverso alcune parole chiave, alcune immagini che ho preparato, che adesso andiamo a vedere insieme molto rapidamente, perché appunto quanto è stato detto oggi, cioè la guerra contro i civili che diventano parte del conflitto medesimo, l'aggressività nei confronti dei civili che diventa elemento di costruzione di una società diversa, hanno anche una forma di rappresentazione che in parte viene presa dal passato. Allora, la parola chiave in questo caso è campi di concentramento, potrebbe essere campi di internamento, insomma. Questo è il campo di Trnopolje nella Bosnia del Nord, vicino alla città di Prijedor, dove sorsero 4 campi di concentramento di civili bosgnacchi, cioè musulmani della Bosnia, e questi campi di internamento, all'interno delle quali vennero anche compiute torture, esecuzioni di massa, esecuzioni anche individuali, erano gestiti da parte dell'esercito popolare jugoslavo, che si era frantumato, e soprattutto dalle bande paramilitari. Questa immagine è un'immagine significativa perché appunto al centro si vede questa persona, Fikret Alic, che è quello proprio al centro, che tra l'altro è sopravvissuto e quindi è oggi un testimone, non è solamente un testimone di quello che ha visto qua, ma è un testimone che va al tribunale dell'Aia per raccontare quello che gli è accaduto. Ma questa immagine è un'immagine significativa perché è stata scattata, questa non è una fotografia, è un fermo immagine che era stato girato dalla televisione, dalla British TV, a cui era stato concesso di entrare nel campo gestito dai serbi, incontrare i detenuti per mostrare che non stavano così male, poi in realtà appunto l'immagine che ne deriva è un'immagine di forte impatto. Questa immagine è stata volutamente girata dietro il filo spinato, perché cosa ricorda il filo spinato? Ricorda il campo di concentramento, il campo di sterminio anche, il campo di sterminio nazista. E queste immagini sono appunto evocative di qualche cosa d'altro, ma anche chi sta facendo questa immagine ha in mente quella realtà precedente. Quindi la realtà precedente può fare da filtro, in qualche modo, sia nel bene sia nel male, perché esiste sempre una forma di paragone con il passato. L'immagine successiva, che rappresenta un altro campo molto vicino, sempre nella zona di Prijedor, a me sembra invece un'immagine che richiama sicuramente al passato, ma è un'immagine che in qualche misura rappresenta qualcosa di non visto, qualcosa di una novità in qualche modo. Questo è un capannone, probabilmente un capannone industriale, dove sono stati raccolti appunto gli uomini che per lo più sono civili, e che, questa invece è una fotografia, non è un fermo immagine, e che vengono tenuti lì e non si sa appunto nulla del loro destino. E quindi questo appunto relativo ai campi di concentramento che tornano nell'Europa del 1990 con
con delle similitudini e delle diversità rispetto a quello che sono stati i campi degli anni 40. Ok, andiamo per avanti. Un altro elemento che è stato, come dire, un elemento dirimente della guerra, del conflitto balcanico, è stato lo stupro di guerra. Ci sono due riflessioni che voglio fare su questo elemento. Io ho cercato tutte delle immagini, ho cercato così in internet, delle immagini che fossero delle immagini reali, no? Prese magari appunto, cercando anche di capire quando erano state scattate, se si trattava di ferme immagini, di fotografie. Per quanto riguarda lo stupro, che naturalmente io dico per fortuna, non si è ancora passato il limite che forse magari verrà passato prima o poi. Lo stupro non viene rappresentato. Io credo che venga rappresentato, non sono certa che lo stupro di guerra, lo stupro di gruppo non venga ripreso, non venga magari riguardato tra chi l'ha compiuto, però esiste come ancora un limite oltre il quale non si va, si espongono i corpi e si fotografa il momento in cui sta per essere ucciso un civile, persino i bambini durante la Seconda Guerra Mondiale sono stati fotografati un attimo prima di essere uccisi. Lo stupro, dico io, continuo a dire, per fortuna non viene rappresentato. Infatti io ho scelto una fotografia, questo qua è un fermo immagine di un film che racconta gli stupri sistematici durante il conflitto balcanico, che è il film Grbavica di Jasmila Žbanić del 2006. Il protagonista ha subito uno stupro durante il conflitto, è rimasta incinta, ha partorito una bambina e la storia racconta quindi il dopo, non racconta il durante, ma racconta come questa donna cerca di recuperare la sua dignità, la sua integrità, la sua esistenza. Lo stupro di guerra è qualcosa anch'esso che non è solo sempre esistito nel Novecento, è sempre esistito, era la quota del bottino di guerra dei soldati che arrivavano nelle città e oltre a poter espropriare le vittime potevano anche stuprare. Ma lo stupro di guerra durante il conflitto balcanico cambia veste, diventa parte della strategia bellica, parte di quella, diciamo, chiamiamola pulizia etnica, che è sempre una parola molto brutta, che però in questo caso va usata, quindi è una esasperazione del principio di autodeterminazione delle nazioni, e lo stupro diventa un elemento non solo di annientamento della persona, ma anche di, come dire, impossessarsi di questa persona e trasformarla appunto da un punto di vista etnico. E quindi, come dire, si riprende l'elemento, ma si deve tentare di mettere in evidenza l'elemento di novità. Andiamo avanti. Allora, durante il conflitto balcanico c'è un episodio che è un episodio noto, che però, come dire, è rimasto un po' in secondo piano rispetto appunto a questi elementi così terribili come gli episodi di genocidio, lo stupro di guerra e appunto abbiamo visto prima i campi di concentramento dei civili. Il caso dell'operazione Tempesta, in cui vennero espulsi circa 200.000 serbi dalla Repubblica Srpska dell'Ucraina, che è la parte che è parte storicamente della Croazia, ma era una parte che fin dal 1700 era occupata da una fortissima minoranza di popolazione di origine serba. Alla fine del conflitto, quando dopo che c'è stata Srebrenica, l'esercito, i due momenti non sono collegati logicamente, però io vi dico cronologicamente, l'esercito croato, cioè quel pezzo di esercito appunto dell'esercito federale jugoslavo che si è staccato e è andato appunto politicamente, insomma viene comandato appunto dal governo croato, opera un'azione di espulsione nei confronti della popolazione di nazionalità serba, attraverso una serie anche di violenze che provocheranno appunto circa 200.000 persone che prendono, cioè
perché vengono minacciati da questi uomini dell'esercito, nel giro di pochissimi giorni, nell'agosto, abbandonano le loro case, sono costretti ad abbandonare le loro case e devono appunto trovare rifugio, lo troveranno in gran parte nel territorio serbo, anche se non sarà assolutamente semplice per loro. Per quanto riguarda gli esodi, le espulsioni e le deportazioni, per una definizione più tecnica di queste parole, io vi rimando al volume di Antonio Ferrara e Niccolò Pianciola, L'età delle migrazioni forzate, che è un libro, c'è anche nella bibliografia, è un libro molto interessante perché prende in considerazione un fenomeno conosciuto ma non così studiato nel dettaglio, che è quello appunto delle deportazioni, delle migrazioni forzate in Europa dal 1853 al 1953. Io vi dico solo come cifra, poi è chiaro bisogna analizzarlo, ma lo potrete poi fare, 32 milioni di persone in un secolo in Europa sono state costrette con la forza, quando non con la violenza e con le minacce, a spostarsi da dove vivevano verso altri luoghi. Questo è successo nell'impero ottomano, nell'impero zarista, nella Unione Sovietica, insomma. Questo è, come dire, l'ultimo dei casi di, in questo caso io parlerei appunto di espulsione di un gruppo connotato appunto in questo caso da un punto di vista nazionale, che è costretto ad abbandonare la propria terra. Okay, andiamo avanti. Ci sono poi chiaramente i fenomeni di genocidio, ora non stiamo a riraccontarli, sono fenomeni noti. Questa immagine, che è appunto un'immagine in bianco e nero, ricorda molto le immagini della Shoah, insomma, questi corpi, uno, insomma, così abbandonati. È chiaro che la differenza sta appunto nel luogo, nel tempo, geograficamente parliamo di qualcos'altro. Però è anche vero che nel giro di pochissimo tempo sono state sterminate fra le 800.000 e 1 milione di persone, e il ritmo di uccisioni era non equiparabile anche qui, ma paragonabile al ritmo dei campi di sterminio nazisti. Un'altra immagine che richiama il genocidio è riferito a Srebrenica. Qual è la grande, quello che ci colpisce di Srebrenica? Che è stato compiuto un genocidio riconosciuto tale appunto dalla Corte Penale Internazionale dell'AIA, alla presenza dei caschi blu dell'ONU. La Shoah è stata compiuta, ma non c'era nessuno delle Nazioni Unite che stava lì a vedere cosa succedeva. Qua, dopo la Shoah, dopo che le Nazioni Unite erano presenti, è stato possibile questo. Quindi se noi vogliamo vedere qualche cosa di nuovo, è qualche cosa che nei numeri, nelle modalità, certo non è equiparabile alla Shoah, ma che ci sconvolge per questo particolare non indifferente. Poi possiamo andare avanti. Un'altra grande categoria che nasce in tempi addietro e che si ripresenta molto fortemente nel presente è il fenomeno del terrorismo. Io ho richiamato la strage di Beslan, della scuola dell'Ossetia del Nord, che era stata occupata dai terroristi separatisti ceceni, perché rispetto ad altri eventi, pur terribili, ma perché è compiuta contro i bambini, che, come diceva prima il professor Maida, sono quelli che durante la Seconda Guerra Mondiale diventano, insomma, parte, attori della guerra stessa. Questa qui è stata un'azione terribile, non mai ben chiarita in tutti i suoi aspetti, le sue sfaccettature. Sono stati appunto occupata questa scuola della città dell'Ossetia del Nord, poi sono stati questi, le persone che vedete sono due membri delle forze speciali russe che al terzo giorno sono riusciti a liberare alcuni dei bambini, ma le vittime tra genitori e bambini sono stati tantissimi. L'obiettivo di questa strage probabile, l'obiettivo probabile era quello di far esplodere un conflitto armato nell'area per destabilizzare l'area e affinché appunto i separatisti ceceni riuscissero a rivendicare
appunto le loro richieste. E questo non è accaduto, ma il fenomeno, insomma, la strage invece sì. E poi possiamo andare avanti, i prigionieri di guerra, insomma, perché mi è venuto in mente, che sono i prigionieri di guerra? I militari non combattono quasi più, cioè non esistono appunto conflitti diretti quasi più fra militari, però abbiamo avuto questo fenomeno del campo di prigionieri di Guantanamo, dove appunto prigionieri che non erano neanche dei veri e propri prigionieri di guerra, insomma c'è stata tutta una polemica non solo sulle condizioni in cui venivano tenuti questi prigionieri provenienti appunto dall'Afghanistan e considerati dei terroristi, ma e questo è quanto ci presenta per quanto riguarda la prigionia bellica la contemporaneità. E infine ho voluto citare, io ho citato due personalità che sono quelle che secondo me anche nell'oggi sono da considerarsi appunto le figure del bene, coloro che noi possiamo definire come i giusti, perché anche nella contemporaneità per fortuna queste persone continuano ad esserci. E sono uno, il generale serbo Divjak, che ha difeso durante tutti i giorni dell'assedio la sua città, e per ultimo il generale Romeo Dallaire, il generale delle Nazioni Unite, che si trovava in Ruanda nell'anno precedente il genocidio e aveva denunciato quanto stava accadendo, notando tutti questi elementi, cioè la propaganda, la costruzione del nemico, la violazione di alcuni diritti umani e di diritti civili, e aveva detto: guardate che stanno passando dalle parole ai fatti, stanno acquistando le armi, sta per succedere qualcosa, mandatemi dei rinforzi. I rinforzi non gli sono stati mandati e il genocidio si è compiuto. Io chiudo questo mio incontro con una citazione di Stefano Levi della Torre, che vi rimanda poi all'ultimo tema, che appunto è questo: Auschwitz, come altri eventi storici, ma soprattutto Auschwitz, è unico, non perché sia inconfrontabile, non è equiparabile con nulla Auschwitz, ma è confrontabile perché riassume in sé e porta al limite i caratteri di tutte le tragedie possibili prodotte dall'uomo, dai genocidi allo sterminio degli africani durante le deportazioni schiavistiche, dalla strage armena al gulag staliniano, dai massacri di Pol Pot a quelli di Pinochet e di Videla, dalle guerre balcaniche a quelle africane. Grazie.